Monaco c'è Flor su Boeing. Iniziano i telefilm di Boeing. Alvin è tornato in Blu-ray e DVD per cantare e ballare tutti insieme. Alvin Superstar 2 in Blu-ray e DVD. No, 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 io non voglio andare dentro quel corpo. Ma guardi com'è, no! Oh, bene, al signor Finchenchunchen sembra che sia poco, che non sia un corpo di qualità, per lui ci vuole un atleta. Dici un po', ti piacerebbe più biondo, più alto, più muscoloso? Dimmi! Non ci posso credere, non ci posso credere. Dovresti saltare di nuvola in nuvola, ringraziando per lo straordinario favore che ti sto facendo. No, è che... No, io sì, la ringrazio, io veramente la ringrazio molto. Quello che io... Quello che invece mi stavo chiedendo è... Perché devo entrare proprio nel corpo di quello lì? Io mio, ma non ti rendi conto che questo tizio ha il coraggio che tu non hai mai avuto? Ha solo un problema, non sa amare, e questa sarà la tua missione, insegnargli ad amare. Che belle parole, veramente belle. Bravo, bravo. No, 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 no. Grazie, un momento, grazie. Per favore, un momento, vi prego, non è possibile, no, la mia unica missione è salvare la mia famiglia, non posso andare a risvegliare cuori di pietra, io... Per favore, per favore. Con lui potrai salvare tutti, e poi sai cosa, c'è solo quello, se non ti piace, ragazzi, passiamo al numero 25. Aspettate. No, no, no. Aspettate, senti, scusate. Se fossi in te, io accetterei, amico. Perché una volta che il tuo soffio entra in quel corpo, né quel corpo né tu vi ricorderete di tutto questo, capisci? Come non ricorderò? Non certo, ricorderai. Te lo spiego io. Perché ogni volta che io mando uno spirito nel corpo di un altro per tornare sulla Terra, gli cancello tutto, perché sennò crea gravi problemi psicologici nel corpo ospitante. Hai capito, caro? Questo tizio non capisce. Sì, no, non capisce, scusami, niente, io ho capito, ma permettetemi di spiegarvi una cosa. Se voi mi togliete... Se lei, mi scusi, mi toglie la memoria e io torno, come posso fare per aiutare i miei fratelli contro Delfina? Come dico a Flor che sono tornato? Ha ragione. Sì, è vero che il ragazzo... Quando ha ragione, io credo ha ragione. Che, mi scusi se mi intrometto nel suo lavoro, ma dovrebbe perfezionare un po' la cosa, non le sembra? Sì, sì, vediamo, fatemi pensare. Datemi due minuti, due minuti. Vuoi tacere che sto pensando? Torno subito. Scusate. Che stanno facendo lì? Beh, voi lo definireste farsi giustizia con le proprie mani. Stanno catturando il tizio che ti ha investito con la macchina. Giustizia divina. Sì, è così. Che sta facendo, generale? Parlo con conigliette di Playboy, Nevechka. Cosa pensi che stia facendo? Sto parlando con polizia. No, no, no. Commissariato, agente Maldai e pattuglia, per favore. L'incidente è stato che tu abbia ucciso quella persona al mio posto. Questo è stato l'incidente. Andate, andate, andate! Andiamo! Sì, andiamo! Correte, uscite, forza! Via, via! Si può sapere tu che cosa combini durante tutta la giornata? Perché devo trovare queste porcherie nella mia stanza? Ah, no, 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 non succedere più, Frau Delfina. Voglio che ti sia chiaro che quel posto è il mio paradiso in questa casa di pazzi. Quindi non voglio né sporcizia né niente che non sia calma, mio. Calma, calma, calma. Comunque non fare tanto chiasso per un giocattolino, dai, va dai, bene? Dai, essere spaglio gravissimo. E per me essere più chiaro di acqua chiara. Cosa ti prende? Perché sei così buona? Ah, niente. Va bene, dammi le chiavi. Che fai? Cosa c'è? Che fortuna! Mi era venuto un brutto presentimento. Sì, uno solo. Che strano, perché avendo la testa da strega perfida come ce l'hai sempre. Ma che moccioso maleducato e impertinente. A proposito di mocciosi maleducati, voglio che porti pane ed acqua ai bambini che ho chiuso in soffitta. Non mi guardare con questa faccia. Non sono un mostro senza cuore, non li farò morire di fame. Tuttavia, stai molto attenta. Non voglio che li coccoli, non voglio che li accarezzi, non voglio che dai loro niente di buono da mangiare. Vediamo se una volta per tutte questi bambini imparano a comportarsi. Franco! Eh? Ma che stai facendo? Devi andartene, Melì. Devi andartene da questa casa, in fretta. Ma Franco, ma... Vuoi lasciare che Delfina mi cacci via e l'abbia vinta? Calma, calma, per favore, Amelie. Questa casa è un inferno, non ti rendi conto? È un inferno. E tu non riusciresti a sopportarlo.
Né tu né Ramiro, per favore, te ne devi andare. Te ne devi andare. Franco! È per questo o perché ora non mi ami più? Non dire questo, non è così. Franco, io lo leggo nei tuoi occhi. E so che da un po' di tempo a questa parte non provi più le stesse cose. Ma, Amelie, io sai che ti voglio. No, non dirmi bugie, per favore, perché io non me lo merito. No, non ti meriti questo, no, per favore, no. Ed è vero che sono cambiato e che, non so, tutto quello che è successo mi ha trasformato. Non so più chi sono, non so cosa sento per te, non so niente. So soltanto che ti voglio un bene immenso. E non voglio che succeda niente qui dentro, né a te né a tuo figlio. Per favore, Amelie, ho bisogno di aiutare la mia famiglia in questo momento. Sì, lo so. E ti capisco. Grazie. Davvero, Franco, io desidero che tu possa riordinare i tuoi sentimenti, ti senta meglio e che riesca a superare tutta questa situazione. Sì. Voglio che tu sappia che mi sono divertita molto con te. E che non ti dimenticherò mai. Hai già dato pane e acqua a quei mocciosi maleducati? Ja, Frau Delfina, ja. Ja. E che ti hanno detto? Danke schon, tante danke, grazie. Cos'è questo? Quei mocciosi non sono qua! Tu lo sapevi! Sapere che, Frau Delfina? Comincia pure a pregare! Flor! Io ti ammazzo! Oh, mein Gott, aiutare me! Con cautela! Zitto e sali! Lasciami stare! No. Forza, sali! Metti dentro le gambe! Te la farò pagare, vedrai! Metti dentro le gambe, maledetto, e te le taglio! Finalmente ti abbiamo preso! Maledetto! Metta dentro le gambe, miscita! Sta arrivando la polizia! Non hai più tempo. Insomma, visto che per voi poveri esseri imperfetti è molto difficile muoversi senza memoria né ricordi, ho deciso che occuperai questo corpo come Federico Finchenchonchan ed entrambi ne sarete coscienti per poter formare una buona squadra. È chiaro? Sì, insomma, lui sarà al corrente che ci sono anch'io. Sì, per un pochino. Sì, ma è come la favola di Cenerentola. Quando sarà mezzanotte, il tuo spirito tornerà in cielo e lui si dimenticherà completamente di tutto l'accaduto. È chiaro? Va bene. Andiamo. Sì. Bene. Forza, spingete. Insomma, io ho tempo fino a mezzanotte. No, tu hai solamente 2 ore. Risolvi i tuoi problemini e voglio che ritorni qui in cielo come un angioletto obbediente, è chiaro? No, ma come 2 ore? Che ci faccio in 2 ore? O questo o in coda per l'eternità, scegli. No, va bene, non si arrabbi, va bene. Non mi arrabbio. Senti, al tuo posto mi sbrigherei perché il tuo tempo comincia... Adesso! Ce la farà? Metti dentro le gambe, ho detto! No! Aiuto! Fermo! Omicida! Ma che succede? Mi lasci, per favore! Che cosa sta facendo? Fermi! Che sta succedendo qui? Prendilo, fermalo! Portalo via! Crescisca, signor Conte! Si svegli! Floresia, aspettami che arrivo, amore mio! Fate dentro! Che succede, signore? Cosa c'è? Tranquillo, non ti spaventare, non aver paura, Maximo. Sì, ma chi ha paura, Lorenzo? Io non ho paura. Ma non ho parlato, signore! Ascoltami, Maximo, senti, prendi aria e calmati, non ti accadrà niente di male, fidati di me. Da quando mi dai del tuo, Evaristo? Come? Io non le ho dato del tuo, signora, di che sta parlando? Che le fronde? Io sono sotto shock! Io uno shock emozionale, ambulanza! No! Portami via! Voglio andare! Le preparo un bagno, signore, con i sali, perché possa riposarsi. È stata una giornata molto pesante, no? Qui dentro No, di porcherie, non glielo consiglio. Le apro, Evaristo! Si sieda, si riposi. Riposi, signore. Qua dentro, signore. Lasci la portiera, così. Evaristo, mi potrebbe aiutare, per favore? Vado ad invitare cioè il suo segretario e torno, signore. Mi avresti! Eccomi.
Piano. C'è un peso generale. È proprio una cosa. Salve. Salve.